Ciao a tutti ragazzi, io sono Simo di Mapau e bentrovati in questo nuovo video. Questa volta andremo ad affrontare insieme Merlin Final Boss. Ragazzi, come volevasi dimostrare, io questo ranking lo detesto. Lo detesto perché, come avevo previsto, l'unico modo per riuscire a superare una certa soglia di punti è quello di avere Escanor rosso. Noi nella top 10, se andate a vedere, troviamo solamente Escanor rossi. Bello, brava Netmarble, hai fatto un lavoro veramente coi fiocchi, complimenti. Per tutti quelli che non dovessero avere Escanor rosso, non vi preoccupate, questa guida servirà apposta per farvi arrivare, almeno si spera, in top 15, se la gente non impazzisce, non comincia a pullare Escanor come se piovesse. Però in caso contrario, ragazzi, non vi preoccupate, questa guida dovrebbe fare al caso vostro. Particolarità di questo final boss, in particolare ha una riduzione di statistiche sia nella prima che nella seconda fase se li uccideremo entrambi i mobbini. Quindi qual è il nostro obiettivo? È quello di riuscire ad uccidere prima i mobbini e poi uccidere direttamente Merlin. Nel primo caso lei avrà una riduzione di difesa sostanziale, nel secondo caso invece una riduzione di punti vita. In entrambi i casi risulta davvero molto utile, perché nella prima fase Merlin avrà tantissima difesa e nella seconda avrà più di 1 milione di punti vita, quindi bisogna per forza ridurglieli, e quando glieli ridurremo le cose si faranno decisamente più semplici. Quindi il nostro obiettivo primario è quello di far fuori i mobbini e poi dopo farci strada per sconfiggere lei. I mobbini hanno un sacco di mosse fastidiose, in particolar modo lo scudo. Ragazzi, quando si metteranno lo scudo non le dovete assolutamente attaccare. Se le attaccate siete rovinati, perché vi toglieranno una marea di punti vita, quindi non fatelo. Questo boss oltretutto ha un vantaggio sui nemici di colore opposto del 300% di danno e inoltre un vantaggio sui nemici di tipo demone, quindi tutti i demoni e i personaggi di colore opposto li dovete tenere da parte, perché altrimenti creperanno. Nella seconda fase oltretutto Merlin congelerà anche ogni turno, quindi diciamo che in tanti dei team che utilizzeremo e che vedrete utilizzati si usa Arthur proprio per evitare il congelamento, e quella è una cosa molto molto utile. E poi questo boss, come altra particolarità, vi continuerà a fare i rewind delle special continuamente, costantemente. Il che è davvero snervante, vi renderà davvero la vita molto molto difficile. Comunque ragazzi, con questo team io vi faccio vedere anche gli equipaggiamenti con le substate e tutto quanto, perché qualcuno me l'aveva chiesto, quindi bene. Questi sono i miei equipaggiamenti, ragazzi. Sono abbastanza buoni, non sono eccellenti, non sono eccezionali, sono degli equip normali. Sono full SSR, certo, e con le substat messe decentemente bene. Per quanto riguarda Escanor e Hauser li ho messi di attacco, per quanto riguarda Arthur ho preferito HP Death, ho preferito perché non avevo un terzo set Attack Death decente da dargli, e quindi per ora mi sono accontentato dell'HP Death. Se doveste avere un terzo set Attack Death, gli mettete quello, perché anche Arthur fa la sua figura con i danni, e quindi sinceramente ve lo consiglio caldamente, se riuscite a raggiungere anche appunto i CC necessari per riuscire a superare il boss. Ma detto quello, non è nemmeno troppo problema. Per quanto riguarda Arthur, quindi, come vi dicevo, HP Death, e Liz in sub sempre HP Death, questa volta lei per la unica principalmente, quindi per curarvi quel 10% di punti salute ogni turno, che male assolutamente non fa, anzi è una bella spinta, devo dire. Ok, bando alle ciance e vediamo le run. Allora, io ho giocato questo team, muscoli e supporti appunto, proprio perché è molto molto grosso in termini di danno, eliminerà velocemente i mobbini. Tra l'altro questo team mi è stato consigliato in particolare da Imsex, che saluto, ringrazio. Se volete passare a vedere il suo canale, si chiama Imset 7 Days, lo trovate immediatamente, è abbastanza famoso sul tubo, soprattutto per chi seguiva OPTC. Comunque, lui in particolare mi ha suggerito di portare questo team, proprio perché per chi non ha Escanor è abbastanza veloce e si riesce a completare in maniera abbastanza sicura il boss.
Naturalmente l'MVP totale è Escanor Rosso, qua dentro non ce lo doveste avere, ragazzi, va bene lo stesso, ce la fate comunque. La cosa è naturalmente snervante per tanti, però non fatevi spaventare, perché riuscirete a completarlo in ogni modo. Il team, come vi dicevo, è molto molto semplice, è costruito principalmente per i grossi danni di Escanor. Quindi cominciate ad eliminare mob a sinistra e a destra e poi passate direttamente a sconfiggere lei. La difesa sarà ridotta in maniera molto molto importante. Una ulti di Escanor sarà quasi sufficiente a farla fuori immediatamente. Quindi, come vedete, io qui non mi aspettavo nemmeno di riuscire a farla fuori, perché non avevo nemmeno Hauser pronto, ma l'ho fatta fuori e quindi cavoli miei. Se riuscite ad arrivare al secondo turno con Hauser carico, ragazzi, molto molto meglio, perché perlomeno gli farete fuori quasi immediatamente i mobbini laterali. Io Hauser ce l'ho decentemente alto di ulti e quindi riuscivo a eliminarli abbastanza velocemente. Prima li eliminate meglio è, voglio essere molto chiaro, quindi cercate di farli fuori il prima possibile. Qui Merlin, diciamo, toglierà molto meno gli orb delle special, perché vi farà soprattutto un blocco dei recuperi, però anche qui c'è la possibilità che effettivamente vi tolga i pallini delle special. Quelli che invece continueranno a togliere i pallini delle special saranno naturalmente i maghetti laterali, che sono dei gran rompiscatole, e quindi dovete far fuori il prima possibile. Tra l'altro qui i maghetti danno anche aumento di perforazione, hanno un attacco molto che fa moltissimi danni ad area e oltretutto toglie i pallini della special. Insomma, un disastro, ragazzi. Non è facile. Questo qui è sicuramente uno dei final boss più difficili che abbiamo affrontato, probabilmente dopo King, ma King per una questione di tempistiche, cioè abbiamo cominciato molto presto a farlo e quindi non riuscivamo a completarlo in L. Nonostante quello, perlomeno era rankabile, questo invece neanche quello, quindi a posto, ragazzi. D'accordo. La run si completa abbastanza velocemente e, ripeto, siete intorno quasi sempre ai 2500 punti, a volte un pochino meno, a volte sforate un po' di più, però riuscite lo stesso a farlo. Ecco, io fino ad adesso il massimo che sono riuscito a raggiungere è circa 2500 punti, ma ho provato anche molto poco a farla, l'ho giocata molto poco perché ho avuto pochissimo tempo per giocarla, quindi secondo me si può ottenere anche qualcosina di più. Detto questo, ragazzi, passiamo al secondo team, Re e Vassalli, perché naturalmente Elbram, Re delle Fate, e Arthur, il re, niente di meglio secondo me che non chiamarlo in questa maniera. Quindi diciamo che questo team è decisamente meno veloce rispetto all'altro. Oltretutto io ve lo consiglio solamente nel momento in cui avete delle special un po' altine per poter fare dei danni, perché se non disponete della special di Elbram sufficientemente alta, vi sarà molto difficile poi eliminare i mobbini del secondo stage. Niente di che, potete farli fuori lo stesso. Io per esempio in questa run ho giocato sia la ulti di Elbram che quella di Gother e non è stata sufficiente a far fuori entrambi i mobbini. È vero, io non li ho max, però scommetto che tanti non li hanno max, specialmente perché Elbram comunque è un personaggio solamente pullabile, quindi a meno che non l'abbiate pullato in tante circostanze è difficile che tanti di voi ce lo abbiano pronto. Comunque, detto questo, a parte il fatto che è leggermente lento come team, potete comunque cavarvela. Vi devono girare tante carte di Elbram. Se vi girano tante carte di Elbram, potete farlo in pochissimi turni e senza nessun pericolo, ecco. Quindi questo è quello che vi consiglio. E sta arrivando un... no. Dovevo starnutire fortissimo, amici. Aiuto. Aiuto. Le allergie stagionali le odio. Ok, bene. Quindi, a parte la lentezza, con questo team potete raggiungere i 2000 punti.
Con potete vuol dire che lo potete fare, ma è molto, molto lungo. Dovete fare molti, molti tentativi per riuscire a cicciarlo fuori, però alla fine potete provare a farlo. Questo nel caso in cui non abbiate, per esempio, Escanor e siate in difficoltà nera, allora potete portare questo team come asso nella manica. E niente, qui i danni principali arrivano un po' da Arthur, infatti Arthur qui c'ha l'equip attack death che vi ho fatto vedere prima, e qui la sfiga nera mi perseguita perché per uno sputo e potevo far fuori Merlin un turno prima. Comunque, detto questo, il team è affidabile, ve lo posso garantire, funziona decentemente bene. Ecco, diciamo come piano B funziona decentemente bene, perlomeno vi riuscirete a posizionare in top 15 per ora almeno, poi dopo vedremo, perché la vedo davvero dura al momento. Comunque, una volta fatta fuori i mobini, fare fuori poi anche Merlin è veramente banale. Qui ho avuto di nuovo una sfiga allucinante col mobino di destra con uno sputo di vita e niente da fare, ragazzi. Qui la sfortuna è stata troppo forte. A parte quello, il livello è fattibilissimo, come vedete. È estremamente fattibile. Avrete solo un pochino più di turni da dover stallare. È proprio per quello che andrete a prendere meno punti che col team principale. Quindi è principalmente quello il motivo. Prima riuscite a finire la run con questo team e meglio sarà. Quindi fate diversi tentativi, fatene tanti, perché io sono sempre stato intorno ai 1400 punti, ma ho visto tranquillamente gente che ha raggiunto i 2000 punti, quindi mi raccomando, fatelo e ce la farete. D'accordo ragazzi, qui la mia Pau è tutto e noi come al solito ci ribecchiamo ad un prossimo video. Ciao!